Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Torniamo a parlare di politica questa sera, di politica regionale. Lo facciamo avendo in studio Luciano D'Amico, leader dell'opposizione in Consiglio regionale d'Abruzzo. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a tutti. Bentornato qui nei nostri studi, a distanza di oltre un mese dal risultato elettorale e di qualche giorno, di una settimana, dall'insediamento della dodicesima legislatura. Le chiedo subito quello che ho chiesto anche a molti consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza che si sono succeduti proprio sulla sua sedia in questa rubrica. Uno dei temi di questi 5 anni sarà leggere il ruolo di Luciano D'Amico quale leader dell'opposizione e della minoranza in Consiglio regionale. Candidato che ha mostrato tutta la sua validità nella competizione elettorale, anche e soprattutto nelle capacità di tenere unita e coesa la coalizione che lo ha sostenuto. Ora però si tratta di diventare leader politico, questo glielo chiedemmo anche prima delle elezioni. Allora, prima settimana da leader, diciamo, di uno schieramento politico-istituzionale, come sta andando? Il primo giorno di scuola si è sviluppato come tutti i primi giorni di scuola, quindi il motore è stato acceso. Adesso bisogna decidere in quale direzione andare. Abbiamo avuto già un primo confronto con la maggioranza e abbiamo chiarito da subito, credo, che il ruolo dell'opposizione sarà un ruolo di posizione ferma ma costruttiva, pronti ad ascoltare tutte le proposte che dovessero derivare, dovessero venire dai banchi del governo se le riterremo di interesse per gli abruzzesi e per gli abruzzesi. Noi siamo convinti che l'Abruzzo stia vivendo un momento particolarmente impegnativo per tanti motivi, per la situazione della sanità, per la situazione dell'economia e quindi dell'occupazione e quindi del lavoro che manca o quando c'è un lavoro molto povero, per l'adeguamento infrastrutturale che è assolutamente necessario. Noi siamo convinti che nei prossimi 5 anni bisognerà lavorare molto e peraltro lo faremo con fortissima convinzione, sapendo di aver avuto mandato da poco meno della metà degli abruzzesi che si sono recati alle urne. In fondo la differenza, la distanza fra chi ha vinto queste elezioni regionali, il centrodestra indubbiamente, e chi non le ha vinte, il centro-sinistra e il Patto per l'Abruzzo, è una distanza non così ampia, così estesa, e questo ci darà certamente quella motivazione in più perché nell'opposizione non ci si limiti solo ad una critica sterile, ma anzi sarà un'opposizione molto propositiva, un'opposizione che vorrà affrontare i temi e i problemi che la nostra regione si trova oggi a dover risolvere. E c'è un 50% degli abruzzesi che non ha voluto esprimere un proprio voto nelle regionali, è una percentuale forse anche fisiologica, per carità, però è una percentuale che induce probabilmente voi della coalizione in particolare, ma anche il centrodestra, a radicare una presenza sul territorio che non si limiti alla campagna elettorale, perché probabilmente questo è uno dei nodi ancora irrisolti della politica, la capacità magari di tornare anche un po' ai vecchi tempi, quando c'erano le sezioni dei partiti, quando si faceva politica quotidianamente, non soltanto quando si votava. Ecco. Avete presente questo tema come ipotesi di lavoro per tutti voi della coalizione per rimediare allo svantaggio, ma anche per, penso, anche riavvicinare i cittadini alla politica? Assolutamente sì, direttore. Lei ha centrato forse il problema più rilevante. Non è fisiologica la percentuale del 50% di chi si astiene e decide di non esercitare il diritto di voto. Evidentemente sia noi sia anche il centrodestra, perché non abbiamo solo astenuti di centrosinistra o di centrodestra, non siamo stati in grado di rappresentare alla metà degli abruzzesi aventi diritto l'importanza di fare delle scelte, non siamo stati in grado di rappresentare quanto sia determinante anche l'attività di un ente come la Regione
nella vita quotidiana di ciascun abruzzese. Eppure sono dati del tutto evidenti, impatta l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, impattano le politiche di formazione, impatta la politica economica che il governo regionale intende seguire. Ecco, l'impegno sarà quello di spiegare meglio a tutte le abruzzesi e gli abruzzesi che è nel loro interesse fare una scelta. Naturalmente noi cercheremo poi di spiegare perché riteniamo che sia nel loro interesse scegliere il nostro programma, il nostro progetto. Però è un lavoro che va fatto e va fatto ricreando quelle connessioni con gli elettori. Ora sicuramente negli anni 70, negli anni 80 le sezioni di partito svolgevano un ruolo straordinario. Oggi tecnologie, diciamo, più recenti ci rendono più agevole paradossalmente questo contatto, non facendo necessariamente ricorso a incontri in presenza piuttosto che a sezioni fisiche di partito. Eppure non siamo stati in grado di sviluppare un linguaggio convincente capace di catturare l'attenzione. Io credo che la vera sfida la si giocherà su questo, tornare a convincere i cittadini che le scelte politiche sono determinanti per la loro vita anche quotidiana, e per farlo dobbiamo fare uno sforzo non solo di linguaggio, io credo anche di contenuti, perché nel 50% degli abruzzesi che ha deciso di non votare, ad esempio, una fascia una parte decisamente consistente è rappresentata dai giovani. Ora, se i giovani non si interessano alla politica, la colpa non è dei giovani, la colpa è della politica che non sa interpretare le loro esigenze, i loro desideri, i loro progetti, i loro programmi. Su questo dobbiamo impegnarci tutti. D'Amico, nel merito dei temi programmatici lei si esprimerà in Consiglio regionale quando appunto discuterete la relazione presentata dal Presidente Marsiglio sulle sue strategie in questa legislatura, ma nel merito degli uomini e delle scelte per gli assessori e anche nel metodo, quali sono i vostri primi giudizi sull'avvio di questo rapporto tra Giunta e Consiglio? Ma il primo giudizio, questo a prescindere naturalmente dalle singole persone, il primo giudizio di metodo: abbiamo eletto il Presidente del Consiglio regionale e lo abbiamo fatto con una decisione unilaterale della maggioranza. Ora è del tutto evidente che la maggioranza ha il diritto di proporre, e come è accaduto anche la scorsa settimana, di eleggere con i propri voti il Presidente del Consiglio regionale. E tuttavia noi riteniamo che una figura istituzionale che è chiamata a rappresentare l'intero Consiglio regionale, l'intera comunità regionale, tutte le abruzzesi e tutti gli abruzzesi, debba essere in qualche modo condivisa come scelta anche con l'opposizione. Noi non siamo stati minimamente coinvolti in questo percorso di scelta, per cui al di là anche della persona abbiamo ritenuto di segnare, di evidenziare questo mancato coinvolgimento non votando il Presidente del Consiglio, votando scheda bianca. Naturalmente il meccanismo elettorale ha fatto sì che poi il Presidente venisse comunque eletto. E per quanto riguarda invece le scelte degli assessori, queste sono scelte politiche. A noi interessa adesso, e abbiamo già manifestato il nostro pensiero nella prima riunione della Giunta per la verifica delle incompatibilità, delle ineleggibilità, abbiamo già manifestato l'esigenza di far sì che gli uffici preposti alle verifiche, come stanno ottimamente facendo, accertino una piena regolarità degli atti. Nel caso di specie mi riferisco alla nomina di un assessore che è stato interessato da un esposto presentato da alcuni consiglieri della minoranza all'ANAC per un'ipotesi di conflitto di interessi. Ecco, è una questione di regolarità, gli uffici accerteranno, si procederà con questa verifica, l'interesse dell'opposizione, come credo anche della maggioranza, è sulla piena legittimità e regolarità. Dopodiché valuteremo sulle scelte che le singole persone nell'esercizio della loro azione politica intenderanno proporre, le scelte che la Giunta farà proprie e che si tradurranno poi in atti di governo.
Ma lo faremo, ripeto, senza preconcetti. Dovessimo condividere alcune ipotesi, non avremo difficoltà a dirlo, così come non avremo difficoltà a proporre delle ipotesi alternative. Io auspico che ci possa essere una collaborazione basata su un confronto anche aspro, ma con l'unico obiettivo di riuscire ad individuare le scelte migliori per la regione. Restando sul tema delle regole, ci sono due temi. Uno è quello che Marsilio aveva già anticipato in campagna elettorale, cioè voler cambiare la legge elettorale nella prima parte della consigliatura, se possibile nei primi mesi, ed un secondo che in questi giorni anima il dibattito anche sulla stampa, relativo al numero insufficiente di assessori e comunque di postazioni di governo per la gestione della regione, anche nel rapporto, nella dinamica col Consiglio regionale. Qual è il suo punto di vista su questi due temi? La ipotesi di riscrivere, di riformare la legge elettorale immaginando un collegio regionale unico invece che i quattro collegi provinciali dovrebbe essere finalizzata a far sì che i consiglieri si sentano rappresentanti delle istanze dell'intera regione e non della provincia, del collegio provinciale in cui sono eletti. Io credo però che questa sorta di campanilismo provinciale sia alimentato più che dalla estensione del collegio e quindi dalla rappresentatività poi degli eletti in quel collegio, si è alimentata da altre organizzazioni. Penso alla più importante forse in ambito regionale, che è quella della sanità. Se noi continuiamo ad avere quattro ASL su base provinciale, è evidente che qualsiasi scelta sanitaria, diciamo, stimoli una sorta, definiamolo, di campanilismo provinciale. E così tante altre strutture di organizzazione che la regione si è data. Quindi io vedo la questione, la vedo più collegata alle strutture organizzative regionali che non al collegio. Peraltro il collegio unico regionale avrebbe un ulteriore svantaggio, condurrebbe ad un aumento significativo delle spese elettorali. Ora, gli italiani hanno deciso di ridurre fortemente il finanziamento pubblico dei partiti. Questo significa che chi si candida alle elezioni deve procacciarsi i fondi necessari per fare campagna elettorale. Immaginare una campagna elettorale in un ambito provinciale a parità di condizioni ha un certo costo. Immaginarlo in ambito regionale ne è un altro decisamente maggiore. Non vorrei che questa fosse una forma poi di ulteriore selezione per chi vuole impegnarsi in politica. Mentre per quanto riguarda il numero degli assessori, ma questa è una norma nazionale che riguarderà il Parlamento nazionale. Io diciamo che non lo vedo come problema prioritario. L'Abruzzo è chiamato a risolvere delle altre urgenze e credo che il numero attuale degli assessori possa fronteggiare bene queste situazioni. Un tema su cui si discute molto, anche alla luce del film di Riccardo Milani, è quello del dimensionamento scolastico. Che da un lato, non so se lei ha visto il film, che da un lato insomma, testimonia la fragilità in particolare delle nostre aree interne, ma anche dall'altro il ruolo della scuola come motore della sopravvivenza stessa di certe realtà. Ecco, la vostra battaglia in Consiglio regionale quale sarà? La nostra battaglia sarà per superare l'applicazione meccanica di disposizioni che non solo nell'ambito della scuola, ma direi un po' in tutta la pubblica amministrazione, tendono ad una sorta di malintesa razionalizzazione con una centralizzazione progressiva e una riduzione delle autonomie. Ecco, noi veniamo da decenni di spopolamento delle aree interne e di concentrazione delle attività nelle zone costiere e nei grandi centri urbani. Se non invertiamo questa rotta, non invertiamo questa tendenza, e cioè se continuiamo ad immaginare che per razionalizzare, ad esempio, il funzionamento della scuola sia assolutamente necessario raggiungere dimensioni minime, e se non riflettiamo su questo, arriveremo ad un punto in cui nelle aree interne mancheranno i presidi essenziali dello Stato
diciamo, della Repubblica, mi fa piacere definirlo così. La scuola è il primo presidio che non può mancare. Quando anche ci fosse un solo scolaro, un solo studente, sarebbe necessario mantenere questo presidio. Se la Repubblica non è in grado di assicurare ai suoi cittadini il diritto alla formazione, non può assicurare nient'altro. Quindi va ripensata un po' questa logica, soprattutto per una regione come l'Abruzzo, che per evoluzione storica, per struttura del proprio territorio, si caratterizza per una sorta di policentrismo, tanti piccoli centri a cui un po' alla volta si corre il rischio di tagliare tutto, quindi di ridurre l'autonomia degli istituti scolastici, di razionalizzare i tribunali, di chiudere gli ospedali. Ecco, questa logica non va bene in generale, in particolare nella regione Abruzzo, soprattutto in un momento in cui non ci sono più quei fattori, non agiscono più quei fattori che fino a qualche anno fa inducevano ad una concentrazione. Ormai ci avviamo ad essere un'economia post-industriale, quindi non abbiamo bisogno dei grandi insediamenti industriali, delle fabbriche che al di sotto di una certa dimensione non raggiungono condizioni di economicità, di sopravvivenza. Il mondo sta cambiando in questo e noi dovremmo sforzarci per far sì che anche le aree interne tornino a vivere, anzitutto economicamente e quindi poi Certo. socialmente, mantenendo tutti i presidi pubblici. Abbiamo un minuto e mezzo per l'ultima, ma che probabilmente doveva essere la prima delle domande, perché probabilmente è il tema più grave al quale stiamo assistendo in questi anni, soprattutto in Abruzzo, la regione che ha il maggior numero di incidenti nei luoghi di lavoro. La mia domanda è assolutamente provocatoria. Potremmo dedicare invece a questa risposta soltanto 0 secondi, perché la regione non ha nessuna competenza in merito, ma è così. No, non è proprio, ecco, mi permetto, direttore, di vedere la questione in un'altra prospettiva. La Regione ha competenza sulla formazione. Io credo che per eliminare gli incidenti sul lavoro sia assolutamente necessaria non solo una normativa adeguata e dei controlli e delle verifiche che la rendano attuata questa normativa, ma sono convinto che un ruolo straordinario possa giocare la prevenzione, e prevenzione significa formazione. Su questo mi piacerebbe molto, e sicuramente come opposizione proporremo delle iniziative in tal senso, che la Regione Abruzzo giochi un ruolo straordinario nella prevenzione attraverso una formazione efficace che possa ridurre il numero degli incidenti. Grazie Bene, io ringrazio Luciano D'Amico, dico a subito lei, che ci vedremo direttore. periodicamente, perché è giusto Sarà un che si piacere. verifichi a cadenza, insomma, temporale piuttosto anche serrata, tutto ciò che avviene in regione, appunto dalla prospettiva del leader della minoranza. Grazie Grazie a e lei, buon lavoro. Buon lavoro per buonasera a i tutti. prossimi 5 anni, professore. Grazie. Arrivederci.